sì, dipende. Siccome la prima pubblicità che è venuta dopo la signora di Arezzo e prima del signore che ha visto sì. dove, del Luciferase era del Fatto Quotidiano. Sì, vero. Allora, la domanda è, se secondo voi ha un significato, sì? Due, se personalmente vi offre una personale preoccupazione. Tutto qua, questa è la domanda. Grazie, la risposta non lo so. Grazie, buona vaccinazione per il piccolo. Buona vaccinazione. Sì, a entrambe le domande. Buona vaccinazione per il piccolo biondo. Sì. Ciao. A entrambe le domande. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, due professionisti. Questa però era un'ottima domanda, era davvero un'ottima domanda. Le pubblicità nella radio sono anche spalmate, non è che... Sì, a entrambe le domande. Allora, abbiamo due grandi professionisti, due che possiamo anche presentare come due atleti. Io direi che si possono subito presentare in un certo modo. Uno si chiama, è un maschio, ha 35 anni, su Instagram è Mr. Burp, 86, credo si riferisca all'anno di nascita. Naturalmente, puoi farmi una tua presentazione per far capire a Parenzo di che cosa si tratta, di che cosa sei professionista? Vai, amico mio, vai. Questo è un signore che, come hai capito sulla bene... Sulla radio della Confindustria, sì. Tutto questo avviene sulla radio della Confindustria. Praticamente è un professionista del rutto, praticamente. E accanto a lui, anzi di fronte a lui e sulla mia sinistra in questo momento, su Instagram si chiama Lacate Burp, ha 32 anni, anche lei professionista ancora più significativo di questo settore, che è praticamente il professionismo dei rutti. Che settore è? Dei rutti. Ma c'è un albo, c'è un ordine professionale? C'è una piattaforma anche che si chiama Rutto Sound, di cui parleremo. E come ti vuoi presentare, cara Kate? Vai pure tu, perché una donna che rutta è ancora più significativa. Vai, vediamo. È se terribile. Sei vai. Ciao. Questo è il saluto della signora Kate. Scusi, una cosa agghiacciante. Lei signorina, uomo, quando ha iniziato a ruttare? Quando ha iniziato questa sua fissazione per i rutti? Questo da bambina. Da sempre. Quando ho 5 anni mia sorella mi ha insegnato questa arte, e da lì l'ho portata fino ad oggi. Ma cosa hanno detto elegante i suoi familiari, i suoi quando ragazzi? Quando lei va al premio Campiello, ad esempio, lei va al premio Strega, si esibisce anche al premio Strega con questa. No, ma non è che uno rutta così a cazzo di cane, rutta in alcuni momenti, però voglio capire un attimo da Kate questo, cioè tu sin da piccola hai sviluppato quest'arte, naturalmente, sì. Come l'hai applicata, cioè come l'hai migliorata, in che modo l'hai fatta diventare praticamente, non dico una professione perché penso che farai altro nella vita, no? Certo. Cioè, ma che cosa fai? Lavoro in maglieria. Lo sanno in maglieria che hai, che è di mio padre, sì. È di e tuo quindi padre. Io lì mi metto lì da sola, mi alleno a casa, mi riempiono di brutte parole, però ma come fa? Come si fa ad allenare il rutto? Provando tante volte. Dunque col cibo, cioè mangiando, certo, bevendo, mangi, cioè, bevi. Ma dunque, per esempio, uno magrissimo potrebbe ruttare? Certo. Non c'entra niente, diciamo, il peso, diciamo, delle persone, non c'entra assolutamente nulla. Cioè, si allena. Ma perché con ad esempio non guarda un bel film, non legge un libro, lo guarda anche. Quanto tempo perde al giorno per allenarsi a rutto? Dopo pranzo, una mezz'oretta, 20 minuti. Una mezz'oretta. Che tipi di rutto? Vedi, mi scrive giustamente Giorgio Grasso, che è un carissimo amico, che dice: non usino la parola arte, usino la parola schifezza. Perché Giorgio Grasso, come sapete, io invece sono contro. Ogni cosa può essere un'arte, ogni cosa può diventare un'arte. Allora, Andrea, quanti tipi di rutti esistono, diciamo? Ma noi nel nostro, diciamo, Rutto Sound, che era il nostro evento principale, sono 4 categorie. Sì. Si parte con 4 prove. La prima è praticamente la potenza. La potenza? Sì, che viene misurato con un fonometro in decibel. Sì, okay. Quanto costa un fonometro? No, ma stiamo parlando veramente di. Si possono di trovare anche cose su Amazon tranquillamente a 15-20 euro, 30 euro. Sì. Anche sul telefono c'è, anche sull'iWatch c'è, per dire. Sì. Poi dopo c'è la seconda prova di lunghezza, quindi abbiamo fatto un rutto in lunghezza il più lungo possibile. Sì. Mai staccando il rutto, quindi va in apnea praticamente. Sì, va in apnea. Esatto. Poi sono due prove di rutto parlato. C'è rutto parlato che sarebbe durante una frase. Dire? Ruttare facendo un discorso lo trasformi in un rutto praticamente. No, tu scegli una frase da dire e tipo, la dici. Dimmi una frase, ruttando, diciamo. Tipo. Vai. Fermi, sta arrivando. Una pera senza rutto. Scusate. Sarebbe una? Ma come scusate? Ma che schifo. Aspetta, vai. Una birra senza rutto, come ascoltare un porno alla radio. Capito?
Così è, diciamo, una frase viene costruita attraverso il rutto, capito? E l'altro, e l'altro è il freestyle. E l'altro è freestyle. Mamma mia. Il freestyle. Ma io, ora, però, io ogni volta dico, ma non succederà davvero, non accadrà, allora, davvero. No, questo è un filone orribile. Cate Burp, che a 32 anni io sono affascinato da una donna che rutta. Lei, per esempio, davanti a un fidanzato, durante un rapporto sessuale, è capitato che lei ruttasse? No, mai. Mai. Non gliel'hanno chiesto. Uno, io potrei impazzire. Chiesti, sì. Ah, te l'hanno chiesto, ma tu non lo fai? Certo. E perché non lo fai? Perché non erano persone davanti a me, effettivamente. Ah, te lo Quindi è una domanda che me l'hanno chiesto tipo via sui telefono. Social. Ah, sui social. Sì. Cioè i tuoi fidanzati non te l'hanno mai chiesto, o le tue fidanzate, non lo so se no, sei... No, loro schifavano questa cosa. Ah, hanno sempre schifato? Sì, infatti me le facevo a casa. Cioè, ma è possibile che... Ragazzi, ma tu potresti fare dei soldi? Schifavano il rutto, ma mi scorreggiavano in testa, però. Sì, ma no, questo, insomma, questo in senso metaforico o in senso concretamente? Concretamente. No? Cioè, gli piaceva scorreggiarti in testa, non ho capito. Non lo so, ero lì che mi guardavo la TV, arrivava, prom, e mi scorreggiava. Ah, scorreggiava così, diciamo. Dipende anche da cosa mai. Da intimità, diciamo, da intimità. Però posso dire che questa trasmissione mi offre uno spaccato della contemporaneità agghiacciante. No, però voglio chiedere l'idea che ci siano persone che tra di loro si allenino a casa a fare dei rutti, in più arriva l'altro e addirittura passa anche al meteorismo. Era il fidanzato della signora Kate, il fidanzato della signora, per carità. Io ero rimasto fermo, diciamo così, a queste coppie scambiste. Sì, mi ero appena abituato, diciamo così, mi ero appena abituato all'idea di coppie scambiste che arrivavano fino a 15-20 persone a botta. Già questo mi ci è voluto un po' ad abituarmi, ma ormai mi ero assuefatto a questo clima, a questo racconto. Ora non mi abituerò a questo nuovo filone, non penso che mi abituerò. Aspetta, voglio chiedere però accade una cosa, effettivamente lei ha ragione, cioè i ragazzi con cui ha frequentato, i fidanzati eccetera, schifavano il suo rutto, per forza. E però passavano accanto a lei e scorreggiavano davanti a lei perché magari pensavano che fosse intima la cosa. Questa è un po' una contraddizione, su questo hai ragione, naturalmente hai ragione. Anche perché io utilizzo il rutto come sfogo, no? Quindi quando sono arrabbiata mi metto lì il rutto come se non ci fosse un domani e dopo mi sento meglio. Cioè io che... lo sai che potresti fare i soldi, secondo me, se tu ti metti su internet, le persone potrebbero pagare per farsi ruttare in faccia. Ci sono queste cose. Ah, sì. Te lo chiedono? Sì, però perché io... non lo fai? Ma 200 euro a botta, 200 euro a rutto solamente per ruttare, senza prestazione sessuale, sarebbe straordinario. 200 euro a botta, tutto ha un valore, Kate, tutto ha un valore qui. Dillo a Parenzo che tutto può essere monetizzato, dai. Sì, quello certo, però dai, insomma. Su. Però scusami, Kate, mi fai un potente, un rutto potente, non la lunghezza, uno potente. Ci proviamo, cioè. Sì, no, ma la tua potenza, diciamo, espressa, ecco, mettiti bene. Io non ci credo che sulla la radio tua della potenza. Quando fondarono questa radio. Questo è professionismo radio, puro. Potevano, no, non pensavano al rutto. No, sinceramente non pensavano al rutto. Non immaginare tutto questo, non potevano immaginare vai, tutto vai, questo. Vai, vai, carica, vai con la potenza, vai. Perché è potenza questa qua? Sì. Questa è la potenza. Te ne faccio un altro. Dai, fammene un altro, però potente, deve essere. Beh, però non è male, una donna, è una donna. È una cosa vai orribile. Tu con la potenza, vai tu con la potenza. Vai tu con la potenza. Beh, non è male questo caso. Io non posso credere a tutto questo. Lunghezza, credici. Lunghezza, bisogna. Io? Questo sta ruttando ancora. Lunghezza, vai tu, se è possibile farlo sì, uno sì. dopo l'altro. Sì, vai. Lunghezza, vediamo un po'. Vai. Non è il mio forte. Dai, non è il tuo forte la lunghezza. Tu invece? A lunghezza come vai? Fermi tutti, torniamo tra poco, fermi tutti. Allora ragazzi, abbiamo qui però la Kate Burp, 32 anni, la potete trovare su Instagram, e anche Andrea Mr. Burp, 86, 35 anni, due professionisti del rutto, alcuni miei amici, tra cui padre e figlio in casa con Covid, bivaccinati, trivaccinati, mi rompono i coglioni, non dico i nomi, naturalmente mi rompono il cazzo via messaggio dicendo, ah beh, ma non sono dei professionisti, io e mia figlia addirittura ce li mangiamo in un solo boccone. Dovete capire, cari amici che state ascoltando, che questi due signori, a parte che fanno parte di un gruppo di professionisti che si chiama Rutto Sound, che agisce
agiscono anche per beneficenza, eccetera. Ma quali professionisti? Rutto Sound, certo, con eventi anche da migliaia di persone, quando si possono fare, naturalmente. Eventi di beneficenza per coi fare rutti, dei rutti. Coi rutti. Però, ovviamente, qui non è che uno deve anche prepararsi prima. Dunque, queste sono delle piccole demo, Poi, se vogliamo, adesso facciamo esibire Andrea o Kate in qualche altra cosa. Anzi, siccome è stato punto un po' sull'orgoglio da questi messaggi che sono arrivati, mi spieghi tu invece quanto ti prepari innanzitutto? Quanto ti prepari per fare i rutti? Ma durante... Cioè l'allenamento settimanale? Ma io neanche tantissimo. Cioè, proprio quando sento l'esigenza di prepararmi, lo faccio magari mezz'ora, 40 minuti massimo. 45 minuti, ma non di più. Anche ma come? Dopo... Che cosa ci vuole? Acqua? Cosa ci vuole per prepararsi a una bella serata di rutti, ad una bella competizione? Acqua sicuramente, o se qualcuno preferisce coca o altre cose, va bene, però più che altro bisogna riuscire a mandare giù l'aria, perché alla fine sono poi rutti finti, non sono rutti, i classici ruttini che ti vengono su quando mangi. Sì, certo. Okay? Invece questi sono proprio fatti apposta, quindi l'aria viene mandata giù e poi devi risalire facendo un freestyle. Fatto... Fammi un freestyle bello, un bel freestyle, se poi... ce la fai al volo così, un freestyle? Freestyle, cosa sì, faccio? Quello che ti piace più, il freestyle. Vai, ma non ci pensare troppo. No, non lo so, non so ci cosa pensare fare troppo. Adesso. Come non sai cosa fare? Freestyle, vai, fai quello che ti pare, vai. Arriva? Cos'era questo? Questo è difficile da fare, se uno... Cioè? Ah, perché? Praticamente viene mandato giù e ritorna su velocemente, quindi tutto diaframma è una cosa ma che è una roba schifosa, ma uno perché, si, una dovrebbe, cosa oscena, perché si dovrebbe fidanzare o perché dovrebbe avere un rapporto con una ragazza che rutta, cioè che ha questo hobby? Questa è tosta, cioè questo, io mi arraperei tantissimo, devo dirti la verità, una che rutta davanti a me, o ecco, che rutta o che rutta mentre sì, trombi, tra lo straordinario, brava, il rutto... portatela alla cena di Natale con i tuoi parenti, brava, portatela alla cena di Natale sta signorina qui, dice guarda sai mamma mia sorella, il tuo rutto figli, preferito qual è? Il tuo preferito? Quando mi sono riscaldata per bene prima, il parlato. Il parlato? Cioè sì, tipo fammene uno? Fammi un parlato, vai. Fammi un parlato. Vai. La vita è come la scaletta di un pollaio, corta e piena di merda. Io sono... Attaccatemi in conclusione Jingle Bell, vai, fatemi un Jingle Bell ruttato per Natale, un bel Jingle Bell ruttato. Non è il massimo, beh, però non è il Jingle massimo, Bell ruttato, vai, vai, pronti? Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way, the bells on mountain ring they make our spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh your fun is to ride in a one horse open sleigh. Grazie, grandissimi, grazie, buona tutti. Grazie. Allora ragazzi, proseguiamo. Domenico da Bergamo, vai Domenico, dimmi. Beh, straordinario. Buonasera dimmi. Signor Cruciani, buonasera signor Parenzo, ringrazio per aver assistito in diretta a questa splendida musichetta. Guardi, io sono intervenuto perché sono un tecnico sulla sicurezza, quindi si parlava di FFP2 della sua durata. Allora? E mi fa piacere mascherine, diciamo quelle autoprodotte comunque di vabbè, stoffa. Ciao Domenico. Allora ragazzi, adesso chiamiamo un signore, caro Parenzo, un signore che ha dell'incredibile. Non ci volevo credere quando ho letto, diciamo, e voglio capire se conferma tutto quello che scrive. Un tale che si chiama Gariglio, Carlo Gariglio. Ti assicuro, come è dentro VK praticamente il social russo, sì, VK, e ha come sua immagine un soldato nazista. Non so se sia da averlo. Siamo sempre in materia di rutti. Siamo in materia di rutti. Anzi, forse alla fine, quando ci lascerà, adesso non so quanto riusciremo a trattenerlo, perché so che ti incazzerai molti. Si chiama Gariglio. Gariglio. Vai, chiamiamo. È un rutto. Così non dici sul telefono in faccia, non farti mai più risentire. Ma perché? Ma che vuol dire? Ma lei deve combattere se fa il nazista. Allora. Io credo che Parenzo voglia, dai due grandi professionisti del rutto, un rutto finale al signore che ha appena parlato. Mi sembra di capire, Parenzo. Ecco, si può fare, questa no? È questo si può idea, fare, no? Questa si è una buona fare. Idea, questa allora, è una Andrea buona idea. E la Kate ruttano addosso al signore che ha appena parlato. Vai! Kate, vai. Fermi tutti, grazie.